Mr. Bonad, Mayor of... Ora, il sindaco di Cassinetta di Lugagnano. Yes, Lugagnano looks beautiful, all of this. Suona benissimo, sembrano bellissimi posti. Io purtroppo non riesco a pronunciarli, dice la presidente. If you want to see our city. Benvenuta se vuole venire in visita. Innanzitutto ringrazio la Commissione e i parlamentari per averci dato la possibilità di essere qui presenti. Sardonia sarà cancellata nel giro di pochi minuti. Lei crede che nessuno si accorgerà che Cartoonia è scomparsa? Chi troverà il tempo di chiedersi che fine hanno fatto delle ridicole bestioline parlanti mentre sfreccia in macchina a 120 l'ora? Ma di che parla? Non ci sono strade che attraversano Cartoonia. Non ancora! Alcuni mesi fa ho provvidenzialmente, diciamo così, inciampato in un progetto del comune. Un progetto edilizio di proporzioni mastodontiche. Lo chiamano superstrada. Superstrada? Che diavolo è una superstrada? 8 corsie di levigato cemento che corrono da qui a Pasatina. Lisce, sicure, rapide. Gli ingorghi di traffico saranno un ricordo del passato. È per questo che lei ha ucciso Acme e Marun. Per questa superstrada. Ah, io lo capisco. Naturalmente, lei non ha fantasia. Ma io vedo già gli svincoli dove la gente entra ed esce dalla superstrada. Entra ed esce, esce ed entra tutto il giorno, tutta la notte. Presto! Dove un tempo sorgeva Cartunia ci sarà una fila di stazioni di servizio, di motel a poco prezzo, di ristoranti che serviranno cibo precucinato, elettrauto, compravendita di automobili e meravigliosi, meravigliosi cartelloni pubblicitari che si estenderanno a perdita d'occhio e oltre. Mio Dio, che spettacolo superbo! L'iniziativa nasce con l'obiettivo di richiamare l'attenzione generale su un ruolo guida che le biosfere dell'UNESCO svolgono per il rispetto dell'ambiente, mantenendo il delicato equilibrio tra la conservazione delle risorse naturali e l'attività umana. Così, secondo me, dato che è una questione culturale, io lo piegherei, se dà fastidio alla lista civica, io toglierei questo e cambiamo zona. Poi ovviamente se da casa vostra deciderete voi. Io penso che dovrebbe No, assolutamente no, assolutamente no. Prima di no, sto chiedendo. Tu adesso lo io ho chiesto all'Ampi dove metterlo. Sono stati gentili. No, io sto chiedendo. Pacchetti te lo metti in macchina. Con calma. Perché te l'abbiamo consigliere regionale, volte, con calma. Te l'abbiamo già detto 2 volte, tu non No, non mi avete detto niente. Io ho chiesto all'Ampi, signor sindaco. Infatti adesso vi ho detto. Ho detto, arriviamo a una mediazione, assolutamente dottoressa. Non c'è la mediazione, lo togli e lo metti via. No, non c'è, ci mancherebbe. Porco Dio, te lo tiro via io. Ma scusa, c'è scritto, viva la resistenza. Non me ne frega un cazzo. Vive il partigiano, adesso lo tiro via, adesso lo tiro via, con calma. Allora, cambiamo azione nel nome della lista civica, adesso lo togliamo. Tu vai in giro solo a rompere i coglioni. C'erano 2 liste, quella di Fratelli d'Italia e quella della Lega. C'era un finto verde che abbiamo dovuto far andare. Mi chiamano, io rientro a Milano al volo, cosa dobbiamo fare? Che mi chiamano tutti. Sento anche gli amici del PD e tutto. Niente. Abbiamo 10 giorni, lavoriamo e grazie mille. Poi dovremmo...